Radio illegale per chi vuole essere anticonformista. Devo lavorare e esercitarmi su anticonformista. Ma buongiorno, benvenuti anche a questa versione video della Radio Illegale e anche oggi abbiamo con noi la nostra mitica gattara Gertrude in diretta dalla Dispoli, da casa sua. Benvenuta Gertrude! Pronto! Come Pronto. Si fa? Come si fa? Tesarchio con sta cosa! Ce l'ho fatta! Oh, buongiorno! Ma l'avevo già fatto! L'avevo già fatto! È già in onda, tutto ecco, a posto. Ecco. Ecco. Ciao Tesarchio, tutto bene? Sei no, ma non si può cantina? Muovere, niente, no, no, no. Niente. Niente. Però è Tesarchio, cantina. Sei... Oh! Ecco. Dicevo che è tornato dalla cantina. No, no, solo lui può uscire dalla cantina solo 5 minuti al giorno. Non è colpa mia, è scritto nel decreto. Poi nel decreto... Ci sta scritto anche che non si possono acquistare, non si possono comprare i pennarelli, no? I pennarelli, le penne, i quaderni, perché non sono beni di prima necessità. Ci sta scritto, no? Allora ho detto, Tesarchio, devi scrivere col sangue, insomma. Cioè, e non può fare, non c'avevo le penne, come favo? Quindi se deve bucare il dito e poi scrive sul quaderno. Ma povero bambino, ma non può scrivere col computer, scusa. No, 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 è vietato dal decreto. Ma io non l'ho letto tutti questi divieti. Signora Gertrude, allora intanto vedo che lei ancora dal barbiere non c'è andata, è ancora venuta. Però vedo che Tesarchio ha cambiato la maglietta oggi. Sì. Non è più il periodo francese. No, non si sta più il periodo francese. Adesso mi ricorda il periodo svedese. Perché nel periodo svedese, no, così, è successo questo poi alla fin fine. Che io ho telefonato... Allora, lei come sa benissimo, il comune d'Alessandria ha distribuito le mascherine alle farmacie, no? Sì, code, eccetera. Esatto, c'è stata sta polemica, insomma, strumentale, ovviamente. La polemica è strumentale, perché la polemica è sempre strumentale, ecco. Io ho telefonato nel senso all'URP del Ministero. Allora, ho telefonato all'URP del Ministero e gli ho detto, ma è possibile uscire a pigliare mascherine per noi così anziani? E loro mi hanno detto, ma lei quanti anni ha? È più di 60? Sì. Allora, da decreto, può fare come cazzo le pare. Ma non credo che l'abbiano detto proprio hanno così. Hanno detto proprio così. Sessuali sì. Ma lo so, Tesarchio, ti ho detto una parolaccia e che tu mi metti un euro per ogni parolaccia. Quanto ci devo versare adesso? Niente, non si sa. Ma a proposito del periodo svedese. Mi ricordo il mio quinto gatto. Ma guardi, come si chiamava? Svedesarchio. Quello che lui faceva... Cosa faceva lui? Era fare i suoi bisognini solamente in una cassettina che doveva essere tutti i giorni montata e smontata come i mobili IKEA. Che noioso questo Svedesarchio. Dice, ma cagava ovunque, niente. Ma vuoi che deve mettere l'euro, Dice, no, ancora! Che non lo metto l'euro, va bene! Allora, quello che succedeva è che costava ogni giorno il montaggio e smontaggio 500 euro al giorno. Ma così tanto? Ma non lo poteva fare lei? No, non sono capace! Lei ha fatto a montare e smontare i mobili IKEA! Ci ho provato! È un casino! Stia calma! E quindi come ha fatto? Ce la faceva con la pensione? Io prendo 100 euro al mese, scusate! E quindi? Quindi non c'è sta più il gatto! Non lo so! Va bene, Tesarchio, se hai bisogno chiamami pure! Dai, voglio alzare una mano a salutare! Dai, fallo! Niente! No. Niente! Ma no, adesso! Troppo! Va bene, signora Gertrude, la ringrazio! Come si toglie, come al solito, senza come si toglie sta cosa? Sì, che riesce, forza! Ciao! Ciao!